Genetic DNA Gameplay. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo nuovo gameplay che voglio proporvi, ovvero Dead Space 3. Cioè, che voglio proporvi, che mi hanno chiesto di proporvi. Ci sto giocando di sera, di notte, è mezzanotte e mezza con le cuffie. Voi volete farmi morire e quindi vaffanculo, dai, lo faccio in difficile. Tutto ha avuto inizio 300 anni fa con la scoperta del Marchio Nero, un manufatto alieno sepolto in fondo a quello che era il Golfo del Messico sulla Terra. Sembrava la chiave per ottenere energia illimitata, finché non iniziò a generare demenza e orrende creature che vivevano oltre la morte, i Necromorphs. I dettagli sulla tragedia del Marchio Nero originale sono scomparsi, inghiottiti da mille cospirazioni. Non prima, però, che una nuova religione nascesse per mano di uno dei ricercatori che se n'erano occupati, Michael Altman. La sua misteriosa morte lo ha reso un martire, dando vita alla Chiesa di Unitology. Si tratta di un'organizzazione segreta che ritiene i marchi di origine divina e punta a ottenere un'unione perfetta di mente, corpo e spirito. Diverse generazioni dopo l'incidente del Marchio Nero, l'umanità si è trovata a un passo dall'estinzione per via della carenza di risorse. Disperati, gli uomini hanno cercato di replicare il Marchio Nero per attingere a un'energia illimitata. I dati risalenti a quell'era non sono chiari, ma sappiamo che le copie del marchio riuscirono, a un costo elevatissimo. Tutti quei marchi furono sepolti, nascosti in luoghi segreti sparsi per l'universo, nella speranza che lì restassero per sempre. 200 anni più tardi, però, durante un'operazione mineraria illegale su Aegis 7, la nave Planet Cracker USG Ishimura ha riportato alla luce una di quelle copie dimenticate, un marchio rosso. Con esso è iniziata una nuova ondata di infezioni del marchio. Un superstite di quell'incidente era un tecnico, di nome Isaac Clark. Il marchio gli parlò direttamente, facendogli un dono, uno schema mentale della struttura del marchio stesso. Isaac fu catturato e torturato dal governo terrestre, la sua mente esplorata in cerca del segreto del marchio. Così il programma marchio venne riavviato, e ne fu edificato uno nel popoloso sprawl di Titan. Poco dopo accadde il peggio. Lui riuscì a malapena a salvarsi. Di quel luogo restò solo polvere, come era stato per Aegis 7. Da allora la crisi legata ai marchi non ha fatto che aggravarsi. Isaac Clark, con la mente toccata dal marchio, capace di realizzarlo e di distruggerlo, vive in clandestinità, deciso a stare lontano dal marchio e da tutto ciò che ha causato. Esiste però una speranza. Un lontano pianeta ghiacciato, dove 200 anni fa qualcuno, in qualche modo, è riuscito a bloccare l'azione di un marchio. Una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro. Bene ragazzi, dopo questa introduzione cominciamo a morire di infarto. Bene.
Alfa 9, qui Whisky 250. Alfa 9, qui Whisky 250. Serrano, mi ricevi? Sì, grazie al cielo, l'hai trovato. Trovato? Non ho neppure ben capito cosa stiamo cercando. Tu segui la posizione importata. Non posso dirti altro. Devi andare subito all'altro. Non devi farlo. Cosa? Merda! E amiche, vediamo un po' dove devo andare. Oh, beh, dai, almeno ok. Tim, puoi farcela. Lui conta su di te. Tu sei un soldato, giusto? Certo, l'arma non è neanche carica. Parla da solo. No. Che figo. Doc, l'abbiamo trovata. Bene, riesci a entrare? È sigillata. Guardati intorno, deve esserci un modo. Finalmente delle munizioni. Munizioni. Non è bello in questo gioco quando ti danno le munizioni. No. Come sono messo? Ops, sbagliato. Wow, c'ho tanta roba. Ok. Apriamo la portigina. Oddio. Porca troia. Oh cazzo. A culo, porca troia. Certo. Giochiamo a Dead Space di notte, certo. Bella idea del cazzo. Sì.
Sì, certo. Bene, ragazzi, voi vi state divertendo, vero? Io non tanto. Beh, come potete vedere non sto usando Isaac Clarke, sto usando uno sfigatello. Il cilindro di mezzo metro. Ecco. Oh, vacca puttana. No, aiuto. Vaffanculo. Che dove va? Mamma, aiuto. Yeah. Oh cazzo. Sono morto. Sono appeso al dirupo, ma ho qui qualcosa. Il code è la chiave della targhetta. Dobbiamo incontrarli al tiro il prima possibile. Sì, ma non può curvare intanto andare a... Porca troia, figa. Ma come cazzo? No! Sì, certo! Oh, porca di quella! Aiuto! Sono giovane, non voglio morire! Come cazzo? Oh merda! Ma vaffanculo, porca troia! Ah, che palle! Fanculo! Tu e la minchia! Sì, certo. Ma come cavolo funziona? Dai, per favore! Oh! Ecco. Ottimi giovani soldati, fino all'ultimo. Generale Mahad, signore. Dov'è il dottor Serrano? Earl Serrano, sempre ottimista. Mi ha detto di portare questa roba in città. Ha detto che possiamo farcela, signore. C'è ancora tempo. Abbiamo fatto un casino! E ora dobbiamo fare il nostro dovere. Per il bene della terra e delle colonie sovrane. Ami la terra, figliolo. Tua madre, tuo padre. Sì, signore, certo. Bene. Sono felice di sentirlo. Ma testa di cazzo. Vabbè sì, grazie, cioè potevi ucciderti prima te, no? Fratelli e sorelle. L'era dell'uomo giunge.
produzione messaggio 34. Isaac, so che ci sei. Andiamo, rispondi. E va bene. Senti, ho chiamato solo per dirti che io... mi dispiace. Tu abbi cura di te, va bene? Specie di esperto nel campo dei marchi. Ne hai creato uno. Mi hanno costretto. È stato il vostro governo. E ne hai distrutti due, per questo che siamo qui. Abbiamo un lavoro per te. No. No! Sono stanco. Trovate qualche altro volontario suicida. L'abbiamo fatto. E prima di perdere il contatto con lei, ci ha detto di cercarti. Ellie. Dov'è? Che le avete fatto? Ditemi dov'è! Gli unitologisti sono entrati nella sala interna. Nessuno li ferma. Capitano, non c'è più tempo, muoviamoci. Là fuori sola, Isaac, e se tu non mi aiuti, io non posso aiutarla. Ok. Ok. Ecco. Andiamo. Bene ragazzi, dopo aver visto diciamo il prologo, questa è l'introduzione del capitolo primo che faremo ovviamente un'altra volta. Di questi gameplay di questa serie penso che ne farò uscire uno a settimana, penso magari come quello di oggi, cioè che lo preparo nella, diciamo, nel sabato notte ed è pronto per la domenica mattina, che così io, anche se, cioè nel senso, in settimana avendo impegni di lavoro magari non riesco a farlo e diciamo approfitto di farlo sabato notte, così ci gioco di notte e mi cago addosso ancora di più. Quindi vi aspetto per questa serie, vi aspetto il prossimo sabato, o meglio per voi domenica mattina. Ciao ciao da Genetic DNA.